Si è appena conclusa la prima tappa del trofeo Moto Estate categoria Naked presso l'autodromo di Franciacorta. Qualifiche dominate da Gaggiolo e Cherubini, gli unici a stare sotto il 19, mentre Catino seguiva a breve distanza. Partono bene Gaggiolo e Cherubini, mentre Catino, un po' tardato, rischia di far la frittata con Donati dopo una spallata al limite subito prima della prima curva. Catino, nonostante la partenza, riesce a recuperare bene nei primi giri, riportarsi in terza posizione e poi guadagnare addirittura la seconda. La sua gara però termina amaramente al sesto giro. A metà schieramento assistiamo a molti duelli che vedono rimescolarsi le posizioni in continuazione. Gran recupero da parte di Blumetti, che è partito nono, chiude la gara in quinta posizione. Bene anche per Gazzarri, il quale è partito undicesimo, chiuso in quinta posizione. Il primo gradino del podio va a Gaggiolo, il quale realizza il primo Gran Chelem della stagione. Poi il giro veloce e leader dal primo all'ultimo giro. È in gara addirittura girato più forte della sua stessa pole in qualifica. Secondo gradino il podio invece per Cherubini, autore di un'ottima gara. Sul gradino più basso invece troviamo Dell'Aglio, il quale si è aggiudicato il podio dopo una lunga lotta con Marangon. Ricordiamo intanto a tutti i telespettatori che il prossimo appuntamento con i trofei Sprint House sarà l'1 e il 2 giugno presso l'autodromo di Varano de Melegari. Vi invitiamo inoltre a registrarvi sul nuovo social network dedicato alle corse, racebooking.net. Lì potrete trovare i tempi degli utenti nelle varie piste, giri on board, annunci, eventi, video e tanto altro. Da racebooking.net e Sprint House è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento e vi aspettiamo all'autodromo di Varano de Melegari.